ombrelli chiusi, quali sono le vostre ragioni? Beh, guardi, come vedete, buongiorno a tutti. Come vedete Buongiorno. alle mie spalle, gli ombrelloni questa mattina sono aperti prima del solito. Confimprese Demaniale Italia non ha aderito allo sciopero perché ci è sembrato uno sciopero propaganda fatta da alcune sigle che si sono sempre evidenziate per iniziative poco, diciamo, anche considerate dalla stessa politica. Noi riteniamo che il turista, il nostro ospite, in momenti di fortissima difficoltà invernale non ha assolutamente bisogno di avere anche un minuto di vacanza rovinata. Ecco che allora noi come associazione invece abbiamo aperto gli ombrelloni un'ora prima per concedere ai nostri ospiti, ai tanti turisti che sono presenti sull'Italia balneare, di godersi invece un'ora in più rispetto a quella delle 9:30, così come è stato annunciato da altre sigle sindacali. Ma questo Qui significa. il vero problema è la mancanza da parte della politica, del governo, a prendere le redini, di questo comparto che è fondamentale nel PIL italiano. Non è giusto scaricare questi disagi assolutissimamente sui nostri ospiti e su chi ovviamente merita anche un minuto in più di vacanza perché ha lavorato tutto l'anno. Il fatto che voi oggi abbiate gli ombrelloni aperti non significa però che non condividete le ragioni della protesta, le condividete comunque? Beh, è chiaro che io il sottoscritto è seduto anche a Palazzo Chigi come rappresentante nazionale, quindi assolutamente sì, abbiamo tutti quanti inviato delle lettere, delle comunicazioni al governo per poter essere convocati e poter affrontare una volta per tutte questa problematica. Però bisogna dire che sinceramente in maniera molto responsabile siamo consapevoli che si è insediato da poco anche il governo europeo, perché è quella la chiave di svolta su tutto, cioè noi dovremo adesso condividere un percorso con l'Europa e far sì che questi tempi bui del comparto balneare che sono fermi da circa 10 anni siano soltanto un brutto ricordo. Al centro delle vostre proteste la direttiva Bolkestein, mi sembra di capire. Ma guardi, la direttiva Bolkestein effettivamente è l'unica forse che tutela il comparto balneare, perché noi non siamo contrari a metterci in discussione attraverso i bandi, attraverso delle evidenze pubbliche, perché è il mercato che lo chiede. Però vogliamo assolutissimamente che siano rispettati tutti i sacrifici di quei balneari che sono stati pionieri, ecco, del servizio alla balneazione su forme di indennizzo, su forme di prelazione, però sugli investimenti. E poi oltretutto bisogna avere un riconoscimento del valore aziendale, perché comprendiamo che la spiaggia e il demanio marittimo sia dello Stato, sia di tutti, però le aziende che insistono sul demanio marittimo ovviamente sono di proprietà. Ci sono 2 o 3 generazioni che hanno investito i loro sacrifici su queste spiagge, non è giusto che con un colpo di spugna si dica andate via e lasciate tutto pronto. Noi diciamo soltanto di essere rispettati come qualsiasi altra azienda italiana. Quindi voi dite che se si mette a bando una spiaggia e una parte di questo litorale va ad altre aziende che non sono quelle che erano lì per 20-30 anni, deve essere riconosciuto un indennizzo a queste persone che hanno investito per tanti anni lì. Ma guardi, assolutamente sì, succede nelle maniere, cioè nelle democrazie anche più assolute. Diciamo che quando si cede un'azienda bisogna considerare il valore dei fabbricati, il valore delle attrezzature, bisogna considerare l'avviamento, ma non perché anche il marchio. Voi pensate a uno per tutti, se oggi si dovesse mettere al bando per esempio il Twiga di Flavio Briatore, soltanto quel marchio, quel logo avrebbe un valore immenso. Perché darlo a qualcun altro? Magari darlo a qualche multinazionale che ci specula e magari rovina quello che è stato il brand così con tanto sacrificio fatto da tutte le imprese balneari. Per chiudere, Presidente, ci sarà un incontro nei prossimi giorni? È previsto qualche passo in avanti, qualche tavolo? Ma guardi, gli incontri con i politici fortunatamente noi ce li abbiamo ogni giorno sotto l'ombrellone, perché poi alla fine anche il governo, questi politici stessi sono ospiti, sono nostri clienti e quindi avremo l'occasione di parlare anche in maniera diretta. Sicuramente alla fine di questo percorso di ferie, di vacanze, già il ministro Salvini ha annunciato attraverso delle notizie ieri ANSA
che il primo Consiglio dei Ministri tratterà la problematica sulle concessioni demaniali, sui balneari. Siamo molto fiduciosi nell'attività del Ministro Salvini, perché ha sempre dimostrato una vicinanza alle imprese ed è stato sempre in prima linea a tutela e difesa delle imprese familiari italiane. Bene, allora grazie a Mauro Della Valle per quanto ci ha detto, Presidente Nazionale Confimprese Demaniali Italia, e le auguriamo a questo punto buon lavoro. Grazie, io auguro a tutti gli italiani, a tutti i nostri ospiti, a tutti i nostri turisti le migliori vacanze, perché si possano ricaricare e tornare sempre più forti per affrontare l'autunno e l'inverno, che sicuramente non sarà molto facile anche dal punto di vista lavorativo. E questo è importantissimo, accogliamo e estendiamo questo invito suo. Grazie, grazie e buon lavoro ancora. Dovremmo avere adesso in collegamento, chiedo conferma alla regia, Elena De Natale, giornalista di TRM Network, che dovrebbe essere proprio lì sul litorale pugliese, non so esattamente dove, per raccontarci cosa sta succedendo. Buongiorno Elena. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono qui a Bari, in uno dei lidi più frequentato dai baresi che vogliono godersi il mare pur non lasciando la città, e ti confermo che qui tutto procede regolarmente. Il lido ha deciso di non aderire allo sciopero, tutti i servizi sono attivi, dal bar insomma a tutto quello che questo lido offre, e piano piano stiamo anche vedendo gli ospiti del lido entrare per godersi una bella e calda giornata di mare. Quindi qui a Bari tutto procede regolarmente, gli ombrelloni sono aperti. Quindi insomma di fatto non c'è uno sciopero, sia il lido dove ti trovi tu in questo momento, sia insomma un po' tutto il litorale barese, mi sembra di capire, visto che abbiamo intervistato un imprenditore, presidente nazionale di Confimprese Demaniali Italia, anche lui non aderente all'iniziativa, sembra di capire che questa iniziativa, nonostante venga sposata nelle ragioni, non è sposata nella forma di protesta, ossia non aderiscono tutti a questo sciopero. Sì, assolutamente sì, possiamo definirlo uno sciopero un po' a singhiozzo, però per la maggior parte dei lidi qui nessuno ha deciso di aderire allo sciopero, appunto anche per non deludere tutte le persone che con tanto sacrificio sono arrivati a godersi un po' di ferie e quindi di meritato riposo. E anche perché insomma, come diceva Mauro Della Valle, è giusto anche ritemprarsi dopo la tanta fatica accumulata durante la stagione autunnale e invernale, e quindi avere il proprio ombrellone aperto e quindi stare un po' all'ombra e godersi la vista del mare. Se per te è tutto, Elena, noi continuiamo il nostro racconto qua degli studi.